Buona serata a tutti quanti e buon ritrovarci. Io sono Claudio Simeoni con la trasmissione Magistra con Aria Paganesimo e andiamo avanti con la seconda parte della trasmissione. La seconda parte della trasmissione che tratta del Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Quello che vi leggerò, ricordo che sto leggendo il Gesù di Nazareth, l'infamia umana, da un po' di tempo e sto leggendo la quarta parte, quello che è relativa alla relazione fra Gesù di Nazareth e i farisei. Perché? Perché in quella relazione è stata scritta quasi esclusivamente quelle che sono le direttive, le leggi cui la Chiesa Cattolica deve tenere. Ciao Mario, mi chiudi la porta, grazie. Perfetto. A cui la Chiesa Cattolica deve attenersi nella relazione con gli altri, con i diversi, con le altre religioni. Il pezzo di stasera sarà abbastanza breve, dopodiché continuerò la lettura della disquisizione che ho fatto oggi sull'uomo di Similaun e poi farò un altro discorso sulla morte, sul concetto di morte relativo al paganesimo e per due cose che mi interessa a me precisare all'interno della concezione pagana e della stregoneria. Il pezzo che trattiamo stasera, nel Gesù di Nazareth, l'infamia umana, tratteremo l'ingresso in Gerusalemme da Giovanni, sapete che siamo arrivati a Giovanni, ed è soltanto una frase che però è abbastanza significativa, e lo metteremo assieme alla cronologia delle crociate contro i pagani, una cronologia delle crociate che va dal 1147 al 1283. E faremo il commento, diciamo così, dei due avvenimenti. Ingresso in Gerusalemme, ultima frase. Anche per questo gli andò incontro la turba, perché aveva sentito che aveva fatto quel miracolo. I farisei allora dissero fra di loro: vedete che non si conclude nulla? Ecco, tutto il mondo lo segue. Questa è la frase riportata dal Vangelo di Giovanni. Commento. La gente gli andò incontro, secondo Giovanni, perché lui aveva fatto un miracolo. Cosa insegna Giovanni alla nascente Chiesa cristiana? Le persone lasciano le comunità cristiane perché qualcuno usa la sceneggiata in modo più appropriato. Non perché sia portatore di libertà, non perché sia portatore di fondazione del divenire, non perché diffonde il principio speranza, ma perché diffonde inganno. Gesù non era seguito perché portava una nuova visione della vita. Le chiese cristiane non apportavano nulla di nuovo, saccheggiavano l'esistente per appropriarsene, ma perché faceva miracoli e la gente aveva bisogno di miracoli per poter continuare a vivere. Questo è il commento al pensiero di Giovanni. In altre parole, la gente era avvolta nella disperazione, abbisognava di qualche cosa di gratuito, di ottenibile senza impegno e senza lavoro, per vivere meglio. Dunque, dice Giovanni alla Chiesa cristiana, la gente seguirà il nuovo venuto nella speranza che costui dona loro qualcosa che il comando dell'esistente nega loro. Giovanni dice alla Chiesa cristiana, se costui non si piega al volere della Chiesa, dovete o concludere qualche cosa nei suoi confronti per renderlo impotente e ucciderlo. In Giovanni i farisei diventano comando sociale ed è quanto sta avvenendo in alcune città con le comunità cristiane che si stanno ingrandendo e si devono confrontare con gli gnostici, oltre che con i pagani. Infatti, a quei tempi il cristianesimo era praticamente battuto, siamo nel 250 circa dopo Cristo, ed era battuto dallo gnosticismo, cioè lo gnosticismo che costruiva la scintilla divina dentro l'essere umano era estremamente più avanzato del cristianesimo, cioè dava la possibilità all'essere umano di costruire se stesso, mentre invece il cristianesimo di Marco, Matteo, Luca, Giovanni imponevano la sottomissione a una presunta parola divina. E proprio con questi passi Giovanni indica come devono agire i cristiani nei confronti degli gnostici, nei confronti di tutti quelli che portano qualcosa per sviluppare la scintilla divina dentro di loro, ucciderli e perseguitarli. E vediamo come la Chiesa cristiana applica questo. Cronologia delle crociate contro i pagani. 1147, crociata contro gli aboriti, gli uzziti e i sorabi. 1171, crociata contro i Vagri, i Pomerani e i Lusaziani. 1209-1213, crociata contro gli eretici albigesi, Albi, Beziers e Carcassonne.
1217, crociata contro i prussiani. 1226-1229, crociata contro gli eretici albigesi, ancora, Avignon e Tolosa. 1230, crociata contro i prussiani. 1240, crociata contro i russi di Novgorod e conquista di Pskov. 1242, Alexander Nevinsky sconfigge i cavalieri teutonici sul lago Peipus. 1243-1244, crociata contro gli eretici albignesi, Montségur. 1249, crociata contro Suomi, Tavasti e Carelli, in pratica stanno spostando verso la Finlandia. 1260-1283, crociata contro Lettoni, Curoni e Prussiani. 1283, crociata contro i Lituani. Commento: ingresso di Gerusalemme di Giovanni e cronologia delle crociate contro i pagani. Le crociate contro i pagani rappresentano il lato oscuro della storia delle crociate, l'aspetto meno conosciuto, in quanto le motivazioni per le quali queste crociate vennero intraprese sono espressione di una tale bassezza morale che i cristiani vorrebbero confinarle nell'oblio. Quell'oblio, per la verità, sono stati cacciati molti aspetti, la storia è scritta quasi esclusivamente dai cristiani, ma qualche cosa emerge. Dal 1147 al 1283 vennero intraprese ben 12 crociate contro i pagani, il cui scopo era quello di disporre di nuovi schiavi da sottomettere alla fede cristiana. Col terrore della spada, i cavalieri teutonici diffusero il cristianesimo. Non c'era altro modo per distruggere la relazione esistente fra gli esseri umani e il loro circostante. Il circostante era ancora fonte di vita e di sostentamento, e per i cristiani, chiunque percepisca il circostante deve essere ridotto in schiavitù. Vedete che non si conclude nulla? Ecco, tutto il mondo è ancora pagano. Questo esprime il desiderio di distruzione e assoggettamento che scaturisce dalle chiese cristiane e da quella cattolica in particolare. Tutti devono essere sottomessi alla fede cattolica e, vista la pochezza e la miseria del messaggio divino, si rende necessario un intervento armato per costringere alla fede e all'obbedienza. Le crociate contro i pagani si inseriscono nel più generale movimento per la liberazione del Santo Sepolcro, una disputa che contrappone cristiani e musulmani per la riduzione in schiavitù e il controllo del genere umano. Subito dopo i primi scontri, i cristiani comprenderanno che la differenza fra loro e i musulmani è solo formale e non sostanziale. Entrambi sono portatori di pulsione di morte, entrambi anelano al possesso di schiavi, entrambi producono il nulla alla morte del corpo fisico attraverso la sottomissione cui costringono gli individui. Entrambi sono organizzati per soddisfare le brame del loro Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra. Perché dunque avrebbero dovuto combattersi? È sufficiente spartirsi il mondo, le varie zone di influenza, propagandare reciprocamente nei rispettivi territori la paura dell'altro. Paura alimentata attraverso l'esecuzione di stragi e persecuzioni interne, accusando i perseguitati di complottare con il nemico per evitare che le genti prendano coscienza delle terribili condizioni di vita in cui erano costrette. Vedi le persecuzioni inizio 1300 in Francia. Il nemico vero per i cristiani non è chi come loro si inginocchia davanti ad un Dio. Il nemico vero è chi percepisce il circostante. Quando chi, percependo il circostante e relazionandosi, mette in pericolo il loro controllo sugli inginocchiati. Chi percepisce il circostante può costruire un cammino di libertà. Chi percepisce il circostante racchiude il seme in grado di fornire motivazioni a chi è in ginocchio per alzarsi. Lo scopo delle crociate cattoliche era duplice. Da un lato, mettere in essere delle azioni attraverso le quali rafforzare il dominio interno della Chiesa cattolica sui suoi schiavi, portando lo scontro che le contraddizioni interne lasciavano intravedere fuori dai suoi confini, indirizzandolo contro un nemico di comodo, con gli stessi obiettivi. Dall'altro lato, intendeva distruggere ogni cammino di libertà attraverso la distruzione sistematica di ogni forma religiosa che non fosse quella cristiano-cattolica. Così avvenne la diffusione del cristianesimo. Così si rinnova epoca dopo epoca la diffusione del cristianesimo. I contadini salvarono il salvabile, traslarono le loro tradizioni, i loro credi, mantenendole nella sostanza nascosta sotto la forma cristiana. Dapprima i cristiani si adattarono in base al principio secondo cui loro si riservavano di agire sui bambini, facendo scordare loro la nomea dell'esistente, mettendoli sempre più violentemente in ginocchio. In questo i contadini si fecero vejove, variando la forma, mantenendo la sostanza del loro essere. Così la loro religione divenne tecnica della percezione, raccontavano storie che erano solo storie, tramandando quanto ancora rimaneva loro generazione dopo generazione.
Questo anche se generazione dopo generazione il ricordo numenico tendeva a spegnersi nel ghiaccio della sottomissione. Ogni cristiano è responsabile della vita che il cristianesimo ha distrutto, dei sentieri di conoscenza e consapevolezza che ha sottratto all'umanità. Porta la sensibilità dell'uso dei mezzi attraverso i quali ha operato questa sottrazione. Ogni cristiano è colpevole di essersi assoggettato quando aveva la possibilità di sottrarsi, contribuendo a costruire assoggettamento. Ogni cristiano è responsabile morale della ferocia del sangue sparso, allo scopo di ottenere sottomissione da ogni altro cristiano nello spazio e nel tempo. I pagani non credono né alla parola divina né ai miracoli, dunque era necessaria la spada per costringere la sottomissione sia ai racconti dei miracoli che alla parola divina o alla rivelazione divina. Di questa miseria si nutre il Dio dei cristiani, il macellaio di Sodoma e Gomorra. Non si tratta di proporre il modello religioso pagano di quell'epoca in contrapposizione al modello proposto dai cristiano-cattolici. Si tratta di mettere in rilievo l'aspetto fondamentale della contrapposizione. Mentre i pagani vivevano in sé, conducendo guerre finalizzate alla conquista, i cristiani non si accontentavano di condurre guerre per conquistare, ma conducevano tali guerre finalizzandole all'appropriazione dell'individuo, appropriazione che ottenevano spogliando della propria cultura, della propria religione, delle relazioni che costoro avevano costruito col circostante, rendendoli vuoti e sottomessi, piangenti e supplicanti al loro Dio. I cristiani non combattevano per conquistare, ma per distruggere il divenire umano, agendo distruggendo non solo gli individui presenti, ma soprattutto sulla loro prole. Mentre il paganesimo rappresentava un divenire per gli esseri umani e come tale in continua evoluzione, il cristianesimo, in quanto espressione di un Dio assoluto, doveva soggettare l'essere umano a quell'assoluto, impedendogli qualsiasi forma di divenire. In altre parole, i cristiani combattevano per distruggere il futuro degli esseri umani, in funzione dell'esaltazione della miseria e della vuotezza del loro Dio. Per questo motivo, mentre il cristianesimo può essere condannato attualmente per i delitti commessi 1500 anni fa, in quanto come espressione assoluta di un Dio assoluto è sempre uguale a se stesso, il paganesimo, qualsiasi paganesimo, appartiene allo specifico divenuto di ogni popolo, al suo livello di interazione col circostante, dove la sua modificazione era possibile ogni qualvolta veniva a modificarsi la relazione col circostante stesso. Per questo motivo il paganesimo può soltanto proporre a se stesso, non imporre a se stesso, a differenza del cristianesimo. Non si tratta dunque di esaltare questo o quell'aspetto, ma si tratta di considerare la forza fondamentale che fa muovere il cristianesimo e i paganesimi. Per i cristiani, il loro sistema religioso rappresenta un assoluto che deve essere imposto con la violenza, allo scopo di bloccare il divenire delle genti, impossessandosene attraverso la sottomissione al Dio assoluto. Bloccare il divenire e sottomettere, gestendo gli esseri umani come schiavi, a proprio uso e consumo, rappresenta il vero obiettivo dei cristiani e della loro fede religiosa. Come essi sono schiavi di un Dio padrone, così ogni essere umano deve diventare loro schiavo. Come essi sono creati servi di un Dio padrone, così ogni essere umano è stato creato loro servo ed essi, i cristiani, vantano su di lui un assoluto diritto di possesso. In tutta la storia, lo scontro fra pagani e cristiani è lo scontro fra diritto alla fondazione del proprio divenire e coercizione assoluta dell'essere umano, assoggettandolo ad un Dio assassino e come conseguenza ad un padrone assassino. Lo scopo esoterico di questa operazione era quello di impedire all'essere umano di cogliere dall'albero della vita eterna, diventando eterno egli stesso. Per 150 anni vennero istituite crociate contro i pagani, il cui scopo era da un lato il rafforzare il controllo sugli schiavi e dall'altro di promuovere una mattanza nei confronti di chi voleva coltivare la relazione col circostante nel tentativo di diventare eterno. Non entrerò nel merito delle singole crociate e degli interessi materiali che queste coprivano. La cronologia è sufficiente per comprendere la necessità di Gesù di distruggere ogni anelito di divenire. Una necessità assoluta. Comportatevi come i farisei, dice Giovanni alle comunità cristiane, altrimenti non si conclude nulla. Uccideteli. Sentiamo proferire da Giovanni. Uccideteli tutti affinché i sopravvissuti si mettano in ginocchio davanti a noi, e di questo noi potremo trarne gloria. Questo è il passo dell'ingresso di Gerusalemme, l'ultima frase di Giovanni, con la cronologia delle crociate. Nel Gesù di Nazareth, l'infamia umana. E la prossima volta vi leggerò l'incredulità dei giudei sempre da Giovanni e
e lo metterò in relazione con la disputa iconoclasta fra cristiani. Cos'è stata la disputa iconoclasta? Qualcosa vi ha già accennato Ivano e Laura, no? Quando vi hanno letto domenica sera parte della Bibbia in cui nei 10 comandamenti esiste un comandamento che la Chiesa Cattolica ha depennato praticamente, ed è quello: non ti costruirai un'immagine a tua immagine, immagine delle cose del cielo, della terra, eccetera. Perché è stato cancellato questo comandamento nel cristianesimo, anche se è un comandamento del suo Dio? Perché c'è stata una vera e propria guerra, è la guerra dell'iconoclasta, cioè la guerra delle immagini, in cui ci sono stati dei concili successivi che hanno imposto prima la cancellazione di tutte le immagini, coi roghi di chi faceva le immagini, e dopo questo è stato modificato, e tutta questa guerra ha comportato la scissione con delle chiese d'Oriente, credo la chiesa greco-ortodossa, se non vado errato, eh. Comunque, ha costituito delle scissioni proprio in seno alla Chiesa Cattolica, proprio per questo tipo di interpretazione. E ve lo leggerò la prossima volta, ed è l'incredulità dei giudei. Ora invece, detto questo, Gesù di Nazareth, mi sembra che sia più che sufficiente, verrò a continuare il discorso che ho iniziato oggi sull'uomo di Similao. E questo è un discorso che per me è abbastanza importante, perché abbiamo visto oggi pomeriggio che questo uomo primitivo, questo essere cosiddetto primitivo, questo essere preistorico, aveva una conoscenza spaventosa delle cose che lo circondavano. E allora abbiamo visto intanto che aveva 40 anni, aveva una quarantina d'anni. Quarantina d'anni è quell'età sufficiente che permette. Che permette di trasmettere la conoscenza. Un attimo, scusate. È da 40 anni, è quell'età che ti permette di trasmettere la conoscenza. Per cui gli esseri primitivi non è che dovevano continuamente rigenerare il sapere e la conoscenza, ma avevano chi poteva dare loro la conoscenza della generazione precedente. Abbiamo visto che questo essere umano aveva dei tatuaggi con i quali in pratica non aveva dei tatuaggi, aveva delle cicatrici con le quali si era curato per dei dolori ai reumatismi, cioè dolori reumatici, il che significava una buona conoscenza dell'anatomia, significava una conoscenza della cura, delle pratiche di cura, significava degli interventi anche abbastanza delicati, perché si trattava di incidere la carne in un periodo che si presume che sia stato ricco di infezioni. Per cui questo qua si faceva incidere tranquillamente la carne e si faceva delle bruciature interne con delle erbe medicamentose, che è una conoscenza eccezionale dal punto di vista, specialmente da medicina dell'Ottocento, cioè fino al 1800 questo noi non l'avevamo mai avuto. Poi abbiamo visto che questo individuo conosceva perfettamente i legni, tant'è che usa un arco in tasso, e il tasso è velenoso, però usa le frecce di un altro albero. Per cui sa usare legni molto duri per costruire degli ottimi archi, che anche abbastanza duri da tendere, e nello stesso tempo non usa frecce di tasso che sarebbero state velenose. Abbiamo visto che ha una conoscenza della freccia stabilizzata. Non solo la freccia ha delle penne per stabilizzarne la traiettoria, ma addirittura le penne sulla freccia sono messe a spirale, per cui vuol dire che la freccia ruota su se stessa nell'aria, e ruotando su se stessa nell'aria arriva a un livello di stabilizzazione molto alto. Abbiamo visto come si è costruito la faretra, cioè una faretra fatta con una pelle leggera e con un supporto di legno, per cui aveva fatto delle assi, aveva praticamente lavorato il legno inserendolo all'interno di una faretra di pelle. Poi abbiamo visto che quest'uomo aveva un'ascia in rame. Abbiamo visto un'ascia in rame che era infilata su un bastone di tasso, anche questo. E l'ascia in rame significa la capacità di fondere il rame. Per cui se siamo nel 3200 a.C., il ritrovamento di questo personaggio,
si può presumere che tutta l'epoca del rame, cioè tutta l'età del rame, vada spostata di 1000-1500 anni prima di quanto si pensava. Prima, i primissimi più antichi ritrovamenti di rame, ricordo che erano stati fatti a Susa, nella città dell'Iran, e risalivano circa al 3500, poi non so se da allora sono stati degli altri ritrovamenti. Praticamente questo qua aveva un asce in rame e aveva che conteneva una piccola percentuale di arsenico. L'arsenico, da quello che so io, si sprigiona quando viene fuso il minerale di rame per ottenere il metallo fuso. E sembrerebbe che un po' li avesse avuti nei capelli, il che significa che era anche un fonditore, cioè che si era fuso lui questo. Per fondere il rame significa che aveva fatto come minimo un forno, perché aveva la capacità di costruire un forno, aveva la tecnica per costruire il forno. Ricordate che per fare tutte queste cose che abbiamo detto finora serve una grandissima conoscenza, ma una conoscenza che non è finalizzata a queste cose che abbiamo detto, significa una conoscenza dei legni del bosco, una conoscenza degli animali, significa una conoscenza del vento e della dinamica dei fluidi, significa conoscere, beh, a parte il fuoco, ma farsi un forno per fusione, significa conoscere le erbe medicamentose, cioè erbe che fanno bene, cioè avere il concetto che introdurre qualcosa ti fa bene e introdurlo nel modo in cui ti faccia bene e per la quantità che ti fa bene. Significa una conoscenza dei veleni, una conoscenza delle piante, l'uso del bastone di tasso e non frecce di tasso indica proprio una discriminazione reale di tutto questo. E vediamo un attimo. Poi aveva ancora una borsa di cuoio con una cintura sottile per legare alla vita con un laccio per fissarla alla coscia, per cui aveva anche praticità nel far questo, cioè era tutto calcolato, che conteneva un gomitolo di corda, tendini freschi d'animale e una lama di selce. Praticamente era attrezzatissimo. Aveva una gerla, il ritrovamento di due legni di nocciolo ricurvi e di alcune assicelle di larice fa pensare a una sorta di gerla da portare sulla schiena. In pratica, il legno di nocciolo, tutto sommato, è un legno abbastanza leggero, è un legno che non è pesante, cioè, a differenza del nocciolo, il corniolo è un legno molto più pesante, cioè, se uno deve portare una gerla sulle spalle, non so se una volta vi ricordavate che si portavano i secchi con un bastone sulle spalle, ecco. La stessa cosa vale per quel tipo di gerle. In pratica sto qua che aveva sto bastone con due secchi, insomma, con due gerle fatte con delle di corteccia di betulla. No, scusate, sì, le gerle, corteccia di betulla. Poi aveva degli amuleti. Aveva un amuleto che consisteva in una perlina di marmo infilata in alcune striscioline di cuoio, per cui non si sa bene. Si presume che sia una collana. Ciao! Si presume che sia una collana, però non è dato a sapere. I vestiti. Attenzione come era vestito questo personaggio. Voi vi ricordate, siamo sempre nel 3200 a.C., ma siamo nel 3200 a.C. sulle Alpi, non siamo nel 3200 a.C. in Egitto. Nel 3200 a.C. in Egitto, se non vado errato, si stavano già costruendo le piramidi o alcune piramidi, o comunque si stava già costruendo una civiltà. Nel 3000, già da alcuni millenni probabilmente c'erano già le primissime città nel Medio Oriente, mentre invece qui siamo sulle Alpi, siamo su in terra fredda, e questo individuo preistorico si vestiva. Attenzione, i numerosi resti di pelliccia fanno ritenere che questo uomo similaun fosse ben equipaggiato per l'alta quota. I calzari, uno ancora al piede, erano con suola in cuoio ed imbottiti di fieno. Sulle spalle portava una stuoia svasata mantellina fatta di erbe palustri intrecciate. Allora, questo personaggio viaggiava con delle scarpe di cuoio, cioè con delle scarpe di pelle, scusate, scarpe di pelle con una suola di cuoio. Cioè, ancora oggi le scarpe vengono fatte in pelle con la suola di cuoio. Cioè, non è cambiato assolutamente niente dal 3200 anni avanti Cristo che aveva questo personaggio.
Per cui pensate alla conoscenza e al sapere che aveva questa persona. E in più, per proteggersi dal freddo dentro le scarpe di cuoio, veniva messo, metteva il fieno. Cioè il fieno gli funzionava come la calza, però meglio della calza, perché il fieno a un certo punto comincia a bollire, cioè comincia a bollire, cioè il fieno tende a fermentare e la fermentazione del fieno produce calore, per cui lui avevano una tecnica per stare caldi anche in alta quota. Guarda che queste robe qua non ci, sono state completamente cancellate dall'avvento del cristianesimo, eh? Cioè, il cristianesimo in alta quota non c'è più andato. I sistemi di lavorare una volta che avevano erano spaventosi. Gente, questo qua era un signore rispetto ai contadini e ai pastori del, non so, 1200, 1300, 1400, andate voi quando volete, dopo Cristo. La mantellina che aveva era fatta di erbe palustri intrecciate. Cosa significa erbe palustri intrecciate? Le erbe palustri hanno una caratteristica, cioè quello di non far scorrere l'acqua, cioè di non trattenere l'acqua, di farla scorrere, e possono essere lavorati in modo tale che l'acqua non si ferma addosso. Praticamente questo personaggio con le erbe palustri intrecciate aveva un impermeabile. Pensateci un po' voi. Inoltre, questo personaggio aveva due chicchi di grano con la gluma impigliati nei vestiti. Il frumento era il cereale più diffuso nel Neolitico, nella zona. Sono state trovate anche due susine selvatiche, starebbero a indicare il periodo autunnale, e dei funghi, il lappacedro buono. In pratica, questo personaggio qua, attenzione, non, aveva con sé delle prugne. Sembra una cazzata, però la prugna selvatica è uno di quei frutti che maturano nel gelo. Cioè, in pratica, la prugna selvatica no, non è buona da mangiare quando è matura. Bisogna aspettare le gelate, bisogna aspettare le gelate affinché diventa dolce e diventa mangiabile. Ed era uno dei frutti, insieme a due o tre che adesso mi sfuggono, che venivano usati come riserve di vitamina C per l'inverno. Per cui voi pensate un po' a questo personaggio 3200 a.C., un preistorico, che aveva il concetto di mantenersi la vitamina C per l'inverno, cioè non c'era pelagra, eh? La pelagra venne dopo nel periodo cristiano. Cioè, pensateci a queste cose qua, perché la distruzione della conoscenza non è una stupidaggine, la distruzione della conoscenza è un mezzo per controllare gli esseri umani. Questo, cioè, quello che è stato trovato finora, quello che vi ho detto finora, è sufficiente per dire che la conoscenza, la consapevolezza, il sapere di questa persona e delle persone chiaramente del villaggio che rappresentava, perché chi gli fa le cicatrici sulla schiena per mettergli le erbe e curargli il dolore di schiena è chiaramente un altro, cioè effettivamente c'era una comunità umana, aveva una conoscenza del mondo che lo circondava che era veramente spaventosa, una conoscenza che andrà persa. Io mi ricordo che da bambino, i miei genitori mi dicevano non mangiare quelle bacche che sono velenose. Quelle bacche sono velenose. Bene, quelle bacche velenose che contengono i semi, qualcosa che non è, comunque, non erano altro che bacche di Sambuco. La bacca di Sambuco è un grosso contenitore di vitamina C. Ebbene, i miei genitori e tutti quelli del paese erano convinti che quelle bacche fossero velenose. Le bacche di Sambuco, tolte i semi, vengono usate per fare delle ottime marmellate, per esempio in Germania. Ebbene, in tutto il paese, i miei genitori e tutto il paese avevano paura che quelle bacche da inchiostro fossero velenose. Cioè, pensate un po' alla non conoscenza. Eppure ne avevano bisogno di vitamina C in tutto l'inverno. Là c'erano quelle bacche che si potevano cogliere, mettere via e non si faceva. Cioè, effettivamente era una cosa micidiale. Per cui quello che voglio dire io è che questo personaggio, oltretutto, non è che conoscesse questa o quella cosa, conosceva tutto il bosco, conosceva tutte le erbe, sapeva dove prendersi, sapeva fabbricarle, sapeva usare le mani. Cioè, c'era un livello, sapeva cacciare, sapeva
tendere un arco, aveva un'ascia, cioè sapeva fare tante di quelle cose che oggi come oggi non siamo in grado di fare. Va bene, noi sappiamo guidare automobili, sappiamo passare col rosso, sappiamo fare un sacco di cosacce, però quello non è conoscenza, quello ci viene insegnato per vivere nel sistema sociale, ma non è una relazione fra noi e il mondo. Ebbene, questa relazione fra questo personaggio e il mondo è stata distrutta con l'avvento del cristianesimo. Prima dell'avvento del cristianesimo, tutte queste conoscenze venivano tenute, venivano usate, venivano passate. Quando l'esercito conquistatore romano arrivava in una zona, non distruggeva la conoscenza, ma se c'era qualcosa che gli interessava, veniva preso. Non si diceva uno: tu sei stupido, mettiti in ginocchio. Cioè, la conoscenza rimaneva. Nessuno conquistava con tutto il suo cuore perché doveva mettersi in ginocchio davanti a Zeus o a Giove. Non succedeva questo nel paganesimo. Per cui non si intaccava la conoscenza. Mentre invece il cristianesimo, proprio per le direttive che dà il Gesù di Nazareth, il pazzo di Nazareth, deve distruggere la conoscenza. C'è ben più qui della sapienza, dice Gesù riferendosi a sta altri che non vogliono ascoltarlo. Bene, terminato questo discorso, e penso che sia stato chiaro, non rivolgetevi mai, 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 mai agli uomini del passato, uomini primitivi, all'uomo di Neanderthal, all'Homo erectus, al pitecantropo, come degli esseri stupidi, ma neanche agli animali non rivolgetevi mai come degli esseri stupidi. I loro saperi, la loro conoscenza sono immensa. Noi con l'assoggettamento al cristianesimo abbiamo perso questo e ci pensiamo, cioè, siamo educati a pensarci come esseri perfetti ed immagine e somiglianza di Dio che noi sappiamo, ma gli altri sono stupidi. Mai fare questa operazione, mai, 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 mai. È terribile questa operazione. Non pensate che l'uomo primitivo avesse paura del fulmine, avesse paura delle montagne, avesse delle sensazioni stupide. Quelle sensazioni stupide appartengono alla superstizione cristiana, non alle persone che guardano in faccia la vita. Fatemi questo piacere, se è possibile, non pensate agli esseri umani come esseri stupidi, alle civiltà passate come civiltà stupide che si mettevano davanti in ginocchio, davanti al gatto o davanti alla mucca, no? Non pensate a queste cose, queste sono idiozie cristiane, è un modo di vedere la vita con gli occhi del cristianesimo. Ed è aberrante tutto questo. Detto questo, voglio fare un discorso abbastanza interessante. Io no, non ho sentito citare, niente, non voglio citare ciò che ho sentito citare. Voglio fare un discorso di questo tipo. Io vi ho sempre detto che per il paganesimo e per la stregoneria, la centralità del loro fare è quella di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. In realtà, nel paganesimo e nella stregoneria non esiste il concetto di morte, esiste il concetto di trasformazione, esiste il concetto di nascita. È il concetto di nascita il concetto conduttore del paganesimo e della stregoneria. E per riuscire a capire che il concetto di nascita è il concetto fondamentale, io ricordo che, vi ricordo che in stregoneria troverete molte leggende, cioè se voi vi comprate qualche libro di stregoneria, leggete qualcosa, troverete molte leggende di sfide della morte, cioè il pagano, lo stregone arriva alla morte e il pagano o lo stregone o lo psichista, a seconda delle cose che ha reso importanti nella sua vita, affronta la morte, cioè la morte, questa visione della morte, non so, piace la visione cattolica, no? Questo essere nero, scuro, con la falce, il triste mietitore, no? Ecco, al momento della morte, la morte arriva. E il pagano, il psichista, lo stregone, cioè, la affrontano, tutti gli esseri umani la affrontano. E in quel momento, questo essere, diamogli quella descrizione, no? Uno scheletro con la falce che ti taglia via la vita, no? Alza la sua falce per tagliare l'essere umano che sta per lasciare il corpo fisico, e mentre la falce si abbassa, il pagano, l'apprendista stregone, lo psichista, balza via. Cioè si toglie dal calare della lama. E si toglie dal calare della lama
con la forza che ha accumulato durante la sua esistenza. La lama si cala, ma il pagano, il psichista, apprendista stregone, si levano via da quella lama. Perché si levano via da quella lama? Perché tutta la loro vita è stata impostata per costruire se stessi. E al momento della morte affrontano la morte del corpo fisico con ciò che hanno costruito durante la loro esistenza. In quel momento il togliersi via dalla lama, e usiamo questa immagine tanto per sintetizzare, non è altro che la forza con la quale hanno costruito la loro esistenza. Questa definizione noi la troviamo sempre nel paganesimo, cioè è un filo conduttore e sempre nella stregoneria. Vi leggerò dal libro egiziano dei morti, no? C'è un pezzo, io il libro ce l'ho seppellito nel trasloco, però ne avevo ricopiato una parte ed ho ricopiato esattamente l'uscita dell'anima verso la luce del giorno, che nel libro egiziano dei morti è forse il pezzo più antico. Il libro egiziano dei morti è un insieme, un putpurì di cose trovate nelle tombe, no? Cioè ci sono formule magiche, superstizioni, cioè, tutta una serie, e dei testi filosofici, dei testi sacri. L'uscita dell'anima verso la luce è forse il più antico di questi. E io vi leggerò soltanto l'ultima parte, perché attenzione, cioè, questo qua è un personaggio, chiunque gli sia, che si trova davanti alla morte, che si trova ad affrontare il passaggio del suo corpo fisico. Il traduttore, l'uomo che traduce, il traduttore di questo testo, è un cristiano. E questo testo è stato tradotto, io ho una versione molto becera, diciamo così, del libro Egiziano dei Morti, e il traduttore è della fine del 1800, per cui chiaramente lui le parole e la simbologia la legge come gli è stato insegnato dal cristianesimo a leggerla, per cui la traduzione è cristiana. Cioè il traduttore è un cristiano, per cui non può leggere le cose a diversità del cristianesimo. Però la traduzione è sufficiente per dare il senso di quello che è l'atteggiamento dell'individuo davanti alla morte. E vi leggo l'ultima parte, è abbastanza lungo il pezzo, e lo introdurrò nel lavoro che sto facendo adesso sul paganesimo misterico alla fine. Comunque. Allora, questo personaggio, diciamo così, si trova davanti alla morte, no? E dice, è già passato un bel pezzo di storia, comunque più o meno questo. Io non temo le acque dell'abisso, beati coloro i quali nell'aldilà contemplano in pace i loro resti mortali, nel giorno benedetto nel quale Osiride, dio dal cuore arrestato, discende librandosi sulla loro spoglia. In verità, io sono colui che procede verso la piena luce del giorno. In presenza di Osiride io divengo signore di vita. La mia essenza è priva di mutamento ed è eterna, per sempre. Ecco che io cingo con le mie braccia il sacro sicomoro. Questi, in contraccambio, mi apre le sue graziose braccia. Giunto alla presenza dell'occhio di Horus, io ne prendo possesso, che egli possa regnare in pace su tutti i mondi. Io contemplo Ra al suo tramontare, quando esso appare alla novella aurora. Io mi unisco al suo alito vivificante, divento uno con Ra, Pure sono le mie mani quando io l'adoro. Possono quindi tutte le parti che compongono il mio essere compiutamente conservare la loro coesione. Cioè, posso non disperdermi, che esse non vengano disperse. Ecco che io mi involo simile ad un uccello e discendo planando verso la terra. Mentre io proseguo, sono costretto a seguire la traccia dei miei atti anteriori, poiché io sono un fanciullo dello ieri. Le due divinità Akeru presiedono il mio divenire. Che la possente terra mi presti nel momento del periglio la sua forza vigorosa. Che gli dei possenti, i quali seguono le mie orme, mentre procedo verso l'aldilà, mi tengono sotto la loro salvaguardia, in modo che la mia carne divenga più forte e più sana, che il mio spirito santificato vegli sulle mie membra, che la mia anima le copra e le protegga con le sue ali, e da loro parli dolcemente, amichevolmente. Possono le gerarchie divine intendere le mie parole, possono esse intendere le mie parole. Bene, questo è un canto di determinazione, un canto di guerra che un individuo che affronta la morte del corpo fisico lancia. E in contrapposizione a questo canto di guerra, che ha 3.000 anni avanti Cristo, ha 5.000 anni, forse il più antico di tutto,
vi leggerò invece una poesia. D'accordo, d'accordo, ti sento. Ciao. In contrapposizione a questo canto di guerra, vi leggerò una poesia, ed è una poesia scritta da uno dei tre dell'Anticristo. Quando abbiamo cominciato a camminare eravamo in tre, poi sono rimasto da solo. Non è che gli altri non ci siano, hanno preso sentieri diversi. E lui dice, di ciò che va oltre beffarda sovrana, deride anche l'ultimo sforzo la morte che vela nel dubbio la visione arcana, perché non si sa quale sia la sorte. Di chi solo il sazio abbandona la corte, di chi senza scampo la vita allontana, quando nel cuore un sussurro di morte riduce il banchetto ad opera vana. Ridami il pianeta, la luce del sole, non era donato quel pranzo regale, il mondo riempito di inutili parole. La morte ha deriso lo sforzo fatale, perché ora sa che sono solo parole, l'idea che tutto è finzione del male. Ed è questo che è stato perduto. È stato perduto un'occasione per costruire se stessi. È stato perduto un'occasione di costruzione. Per cui dal pezzo dell'uscita dell'anima alla luce a quello che scrive un guardiano dell'Anticristo, abbiamo la visione di quello che è affrontare la morte. E non è che oggi sia diverso da allora, sono diverse le immagini, ma gli esseri umani sono sempre ciò che sono. E proprio perché sono ciò che sono, hanno uno spazio da coprire che va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico. Questo è importantissimo perché quello spazio, viene coperto affrontando la vita. E quando si affronta la vita, esiste anche qualcuno che vuole distruggere quello spazio, che vuole sottomettere in quello spazio. Visto che qualcuno che so io è in ascolto, voglio darvi una dimostrazione di come uno scritto, cioè di come un passo possa essere usato in maniera diversa, per costruire o per distruggere. E per il passo da usare in maniera diversa, per costruire la vita o per distruggere la vita, userò i Vangeli. Allora, attenzione. Vi leggo innanzitutto un passo da un Vangelo, dopo vi dico qual è e cosa dice. Gesù disse, dove si trovano tre dei, sono tre dei. Dove sono due o uno, io sono con lui. Tenete ben presente questo che adesso vado nei Vangeli. Attenzione che adesso sfoglio un attimino nei Vangeli e cosa troviamo? Troviamo questo. Perché dove sono due o tre riuniti in mio nome, ci sono io in mezzo a loro. Bene, questi due passi sono specchiati. Si specchiano l'uno nell'altro e hanno due sensi completamente diversi. Nel Tommaso Didimo dice, dove ci sono tre dei, sono tre dei, dove sono due o uno, io sono con lui. Ora, dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria, essere Dio è quella coscienza, quell'essere, quell'individuo, individuo, ci chiamiamo individuo perché noi siamo esseri umani, che costruisce il proprio corpo luminoso, cioè costruisce se stesso, determina se stesso, usa la propria volontà, le proprie determinazioni, si prende la responsabilità della propria esistenza, usa l'intento, lima l'attenzione, percepisce il mondo che lo circonda, si fa Dio. Questo è essere Dio nel paganesimo. Dunque, nel Gesù di Tommaso Didimo dice, dove ci sono tre dei, sono tre dei. Si dice che dove sono tre dei che camminano assieme, sono una potenza, cioè nessuno riesce a scalzarli. Il problema è dove gli dei, invece, dove chi costruisce se stessi, sono due o uno. Bene, dice questo Gesù di Tommaso Didimo, che è uno stregone in realtà, che se siete solo in due o uno solo che determinate voi stessi, io sommo la mia forza alla vostra affinché voi possiate continuare il cammino e diventare dei.
Questo è il Vangelo di Tommaso Didimo. E questo è il senso. Lui dice: voi diventate dei e se la vostra forza non è sufficiente, io sommo la mia forza alla vostra forza. Questo vale anche per gli stregoni che hanno sommato la loro forza alla mia quando io dovevo camminare da solo. E questa è una descrizione di stregoneria. Diverso invece se c'è da appropriarsi delle persone. Vediamo un attimo in Matteo cosa dice. Perché dove sono due o tre riuniti in mio nome, cioè dove ci sono due o tre uomini riuniti in mio nome, ci sono io in mezzo a loro. Non sono tre dei, non sono degli esseri umani che determinano se stessi, ma sono tre, due o tre riuniti in nome mio, cioè riuniti sotto di me. Per cui, se loro sono riuniti sotto di me, io sarò oggettivamente in mezzo a loro. Per cui, mentre in Matteo abbiamo la sottomissione, in Tommaso Didimo abbiamo un cammino di libertà, un cammino di essere dei, di trasformare se stessi, un cammino di determinazione dove lo stregone afferma: se siete due o uno e non avete la forza per continuare, aggiungo io la mia forza alla vostra. Sono io qua pronto a darvi una mano per continuare sul vostro cammino. Bene, il Vangelo di Matteo è stato usato per 2000 anni per mettere in ginocchio gli esseri umani e dà la descrizione di quello che è il Gesù di Nazareth, un povero pazzo, un lazzarone. E Tommaso Didimo, il suo Vangelo, di cui si aveva già conosciuto, cioè si sapeva che qualcosa doveva esistere, soltanto che si pensava che fossero Vangeli gnostici del tipo della fanciullezza di Gesù o roba di sto genere, non se ne ebbe nessuna traccia e venne trovato nel deserto egiziano, venne trovato sotto le sabbie, pochi anni fa, sembra negli anni 40, e inizialmente si pensò di aver trovato la radice di tutti i Vangeli, cioè la base sulla quale i Vangeli si costruivano. In realtà, anche rispetto ai Vangeli gnostici, cioè tipo Giovanni Apocrifo, tipo Vangelo di Verita, Vangelo di Maria, eccetera, è strano, cioè è estraneo a tutti quanti. In realtà è un Vangelo pagano, cioè sono tutta una serie di principi pagani, di principi misterici, tipo Adone o Osiride, Iside, ma credo più Adone, perché Adone aveva la rinascita, cioè aveva, il ciclo rispecchiava i cicli della natura e aveva la rinascita. Per cui, ed era anche un culto molto diffuso a Gerusalemme, dintorni, Nazareth, Betlemme, e da quelle parti, in pratica era fenicio come culto, dopo è entrato in Grecia. E aveva proprio la centralità del suo culto, era quello di sviluppare il Dio che cresce dentro l'essere umano, per rinascere, cioè per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E questo Vangelo di Tommaso, in realtà va effettivamente a specchiare quello che erano i culti misterici di quel tipo. Ed è un Vangelo pagano. Ora, sia questo passo che vi ho letto, sia un sacco di altri passi in questo Vangelo, no? Sono riscritti nei Vangeli ufficiali, sia Matteo, Luca e Marco, come i tre Vangeli sinottici, diciamo, quelli che vengono usati come sinottici, vengono girati al contrario, cioè vengono usati per sottomettere gli esseri umani. Per cui il concetto della morte del corpo, la trasformazione della mo morte del corpo fisico e nascita del corpo luminoso, è normale, è un concetto antichissimo, è forse uno dei primissimi concetti che gli esseri umani hanno elaborato guardando le proprie trasformazioni, non ingannandosi, non truffando, non sbugiardandosi, soltanto guardando le proprie trasformazioni. Il problema che va affrontato dopodiché è questo: chiaramente questo Vangelo di Tommaso Didimo è finito sotto la sabbia, cioè è stato sconfitto da se stesso, non è riuscito a coltivare il proprio sentire, per cui è una via alla stregoneria che è morta, che
che si è chiusa su se stessa, pertanto non può essere riutilizzata. Però può essere utilizzata oggi, a distanza da allora, per capire che il concetto di sottomissione, il concetto del Dio padrone che viene venduto dal cattolicesimo, è un concetto elaborato apposta per mettere in ginocchio gli esseri umani. Cioè non è che ci sia un aspetto di verità, un aspetto di giustizia, qualcosa nel cattolicesimo. C'è solo truffa per la truffa. Mentre invece esistevano dei concetti, esistevano delle vie alla stregoneria, allora, cioè, da cui i cattolici hanno preso lo spunto, cioè Marco, Matteo, Giovanni, hanno preso lo spunto per costruire le loro cazzate. In pratica, questi personaggi, questi evangelisti, erano delle persone periferiche ai vari culti, non hanno mai capito niente dei vari culti, non gliene fregava niente di capire i vari culti, gli interessava soltanto costruirsi la loro piccola setta e dominare. Hanno scritto per dominare la loro piccola setta, soltanto che dopo condizioni storiche hanno preso questi scritti o questi concetti e li hanno proiettati. E questo mi interessa moltissimo far sapere. Perché questo? Perché le persone pensano che io ce l'abbia col Gesù di Nazareth. Non è che io ce l'ho col Gesù di Nazareth descritto dai Vangeli. È Gesù di Nazareth che è descritto dai Vangeli che vuole distruggere l'umanità. È lui che vuole mettere in ginocchio i più deboli. Per cui non è che io ce l'ho con lui, è lui che ce l'ha con me, cioè è lui che ce l'ha con gli esseri umani. È lui che ha permesso alla Chiesa Cattolica di costruire l'oscurantismo, di costruire l'orrore, di costruire la perversione. E se non viene scalzato questo, se non viene fatto luce su questo, se non viene fatto comprendere che l'esoterismo altro non è che lo sviluppo di ciò che cresce dentro di noi, allora non riusciremo mai a costruire nulla. Cosa significa che l'esoterismo è ciò che cresce dentro di noi? Non c'è. Qualcuno mi ha detto: io non riesco a capire il tuo concetto di corpo fisico. Qualcuno dice, io non riesco assolutamente a capire questo. E io dico, che strano. Eppure, cavolo, tu hai una coscienza, un pensiero, e questo pensiero si sorregge sul tuo corpo fisico. Cioè, il tuo pensiero e la tua coscienza regge fin tanto che regge il tuo corpo fisico. Ora, la tua vita non è altro che mettere insieme cellule, mettere insieme energia e compattarla. Questa compattazione non fa altro che da struttura di supporto della tua coscienza, della tua consapevolezza. All'atto della morte del corpo fisico, la tua consapevolezza non è che esiste nell'aria, che esiste come pensiero puro, che esiste come idea, no, ha una struttura fisica ben precisa ed è un corpo di energia. Quel corpo di energia tu lo stai costruendo nel corso della tua vita. La compattazione e l'intensità ti permette di dare una struttura alla tua coscienza. Di fatto quel corpo di energia è la tua coscienza, cioè è il tuo sapere, sono le cose che tu fai, esattamente come le gambe che hai ti qualificano come essere umano. Vediamo un attimo. Pronto? Sì? Buonasera. Buonasera. Mi chiamo Sirius. Dimmi. Ascoltami. Tu non pensi che tutte le religioni hanno lo stesso effetto sull'essere umano? Le monoteiste sì, le religioni monoteiste sicuramente hanno l'effetto di distruggerlo. Sì, per questo motivo sono come, come si dice, anelli che hanno un legame fra di loro, sai? Pronto? Sì, ti sento, dimmi. Mi senti? Sì, ti sento, mi senti tu? Sì. Boh, dimmi. Sono come anelli che hanno questo legame forte fra di loro. Non puoi, tu non puoi combattere contro un religione solo. Sì? Quindi, secondo me, bisogna anche parlare di altre religioni monoteiste. Vero, solo In che io questo vivo in modo, Italia. pronto? Sì, io vivo in Italia. Mi senti? Non ha importanza? Per me sì, per me è fondamentale, capisci? No, religione, anche qua ci sono musulmani, sai?
Sì, però... Sono pochi, ma ci sono. Sì, è vero questo. Religioni, tutti hanno un, l'unico scopo. Sì, è vero. Quindi, secondo me, tu se riuscivi come un... allargare il tuo discorso su anche altre religioni. Sì. Era più utile. In questo modo uno pensa che tu ce l'hai solo con cattolicesimo. Ho capito. Cosa pensi? Sono d'accordo con te, però è una fatica, cioè io già faccio molto lavoro per riuscire a fare questo e dovrei riuscire a documentarmi, a lavorare, a elaborare i concetti, a analizzare altri concetti, pur sapendo dove vado a parare alla fine. Però dovrei studiare molto di più di quello che faccio adesso. Cioè devo essere preciso. La base sempre, ascolta, la sì? base sempre un, la base di una religione parte da una cosa sola. Sì. Ci sono un po' dei dogmi un pochino diversi, ma si assomigliano fra di loro. È vero, è vero. Ebreo, ebraismo. È vero. Cristianesimo. È vero questo. Islamismo, tutti sono. Islam che come dicono è l'ultimo religione monoteista. Sì. Ha copiato tante cose dal Vangelo, eh? Sì, sì, sono d'accordo. Per questo la tua strada più facile se riesci a allargare il discorso su altre religioni. Capito? Ho capito. Ho capito il tuo discorso. Vedi tu se come se, secondo me se riesci a allargare il discorso su altre religioni è più utile il tuo programma. Va bene. Ciao. Ciao. Io accetto il tuo consiglio con molto piacere. Il problema è che il discorso che faccio io è abbastanza vasto già in se stesso e comporta una quantità di lavoro notevole. Io ogni tanto parlo delle religioni monoteiste mettendole dentro tutte, sia l'ebraismo, sia l'islam, sia tutti i cristiani, naturalmente cattolici e protestanti, sia per esempio i buddisti tibetani. Cioè, però... il discorso è che se comincio un programma analizzando i musulmani, analizzando la religione musulmana, siccome tutto sommato non vivo se non indirettamente ciò che è i musulmani, cioè l'attualità, cioè il discorso dell'Afghanistan l'abbiamo già fatto, il discorso sull'integralismo in Egitto, il discorso sull'integralismo in Algeria lo abbiamo già fatto e abbiamo già detto che è la stessa cosa. E anche l'analisi sistematica del Corano è possibile farla, cioè, non è che non cambiamo assolutamente molte cose, anzi ne aggiungiamo pochissime, perché sia il cristianesimo che l'islam si sono abbastanza specchiati, sia come comportamenti sia come modi di essere, anche se ritengo che nell'islam siamo ancora indietro di 300 o 400 anni rispetto a quello che è il divenuto del cristianesimo, cioè prima di mettere l'islam alle corde, con le spalle al muro ci metteremo ancora un paio di centinaia d'anni sicuramente. E comunque non è la mia contraddizione che sto vivendo io in questo momento. Io in questo momento sto costruendo il paganesimo, costruendo le vie alla stregoneria che mi interessano per porre le basi sulle quali altri esseri umani continuano. Cioè, io sono convinto di aver trasformato la mia morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Almeno per un pelo sono sicuro di riuscire a farcela. Per cui a questo punto a me cosa che mi resta? Mi resta di costruire qualcosa che sedimenti il concetto di libertà e che sedimenti il concetto di potere di essere e tutte quelle cose che permettono di sottrarsi dalla sottomissione. Per cui costruire un percorso di libertà è quello che a me interessa, più che non criticare, cioè io critico le altre religioni in maniera strumentale, cioè il cristianesimo, il cattolicesimo eccetera, e i musulmani, in realtà è come se non esistessero come religioni, perché sono delle perversioni del genere umano, pure e semplici. Quello che a me mi interessa è costruire le relazioni dell'essere umano col mondo circostante e con le vie alla stregoneria.
Una volta sedimentato questo, costruito questo, dovranno essere altri esseri umani che continueranno questo lavoro. Cioè, quello che faccio io deve essere solo un inizio, non deve essere il fine. Io non ho una verità. Vediamo un attimo. Pronto? Ah, pronto, ciao. Ciao! Senti, volevo chiederti una cosa. Tu una volta, parlando appunto dell'argomento, no? Tu Sì? una volta hai detto che basta guardare il corpo della persona che è trapassata per capire il passaggio, se il passaggio è stato tranquillo oppure se ha dei rimpianti. Sì. E poi volevo chiederti anche un'altra cosa. Tu parlavi appunto del corpo luminoso che risale ancora a questa conoscenza ai tempi, alla notte dei tempi, diciamo, no? E che è stata una delle prime, non dico persone, conoscenza dell'uomo, dicevi tu, no? E volevo anche chiederti questo, se tu mi potresti fare un esempio, appunto, sempre per il discorso che hai fatto prima, che ti ho detto prima, di come si può vedere attraverso quali dettagli una persona vedere come è trapassata. E poi anche volevo sapere come vedi tu il corpo astrale. E no, 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 il corpo astrale, volevo sapere, hai parlato di una compattazione del corpo Sì, luminoso, no? il campo di energia che è una persona, Sì, sì. che rimane praticamente così com'è anche dopo la morte. Se dovessi fare un del cinema, come lo raffigureresti? Tanto per avere così una visione un po' più concreta, diciamo. Anna, la cinema l'ha rappresentato un sacco di Ecco, volte. se metto giù e mi dici per favore mi puoi dare queste due risposte. Va bene, cercherò Grazie. di farlo, Sì, ciao. grazie, ciao. Allora, vediamo un attimo la prima risposta. Com'è che si fa a vedere, dal punto di vista della logica e della ragione, che una persona è riuscita a passare dall'altra parte? Io ho visto una volta Cesare Musatti un attimo prima di morire. Vediamo una telefonata, poi vi racconto. Pronto? Sì? Senti che roba. Dimmi. E telefonate che ti stavo in diretta, ti è una roba allucinante. Sto Bisogna che a fare. te abbassi l'amplificatore, le massa alto. Se è tutto basso!